Buongiorno amici del tubo e bentornati amici del canale. Buongiorno a tutti, stamattina siamo in Valle Susa, sopra la città di Bardonecchia che vedete dietro di noi. Saliremo fino alla Croce Chabrière e poi vediamo da lì in avanti come sono le condizioni. Se ce la facciamo saliamo ancora fino alla punta Melmise, circa 100 metri sopra la croce. Dobbiamo però valutare intanto la situazione vento, perché al momento è tranquillo, fa anche abbastanza caldo, ma so già che mi pentirò di quello che sto dicendo. E poi anche un po' la situazione neve valanghe, perché da lì in su, insomma, è da valutare. Dai, cominciamo a camminare, che la salita è lunga, sono quasi 1000 metri se arriviamo su proprio alla Melmise, e quindi è bella tosta. A dopo! Prima di cominciare l'escursione di oggi vi chiediamo di iscrivervi al canale e continuare a seguirci, anche per avere magari qualche idea, qualche suggerimento sulle cime da fare in Piemonte soprattutto, ma non solo, non si sa mai, ogni tanto spaziamo. Si raggiunge il parcheggio per la punta Melmise, si trova facilmente su Google Map, quindi è raggiungibile facilmente. Dal parcheggio prendiamo a seguire il sentiero per la punta Melmise 3 ore. Allora, per la Melmise ci sono due opportunità, due possibilità. Una è fare il sentiero, che è dritto per dritto, ma è dritto sul serio, oppure seguire la strada, che con dei tornanti sale un po' più dolcemente. Questa mattina optiamo per la strada, è leggermente più lunga, però direi che ne vale decisamente la pena. Abbiamo appena incrociato la strada adesso, indicazioni per punta Melmise, ancora 3 ore, quindi cartelli come al solito sono... Lo sentite questo rombo? Proprio sotto i nostri piedi passa il tunnel del Freyjus. Siamo arrivati al 7° tornante, ce ne rimangono ancora 7. In realtà a questo tornante avremmo potuto prendere il sentiero, però abbiamo visto che effettivamente è molto molto ripido, per cui ce la facciamo su strada, anche se ora è tutta da battere, qua c'è un po' di neve. Abbandoniamo la strada in quanto ospita un po' di neve e prendiamo a salire il sentiero dritto, che sale dritto per dritto. 300 metri di dislivello a Croce Chabrière e poi altri 100 per la Melmise. La strada era decisamente meglio, sì. Questa tira come se non ci fosse una montagna. Ok, si vede la croce lassù. C'è un bunker in quel punto lì, un vecchio bunker, la punta nera, e là sotto in fondo Bardonecchia. Con molta fatica, ma molto più velocemente della strada innevata, siamo saliti al primo step. Poi vedremo per la Melmise se è fattibile. Eccoci ragazzi, siamo quasi alla croce, mancano veramente gli ultimi metri, strappo finale e ci siamo. Oggi fa veramente caldo, siamo senza giacca, incredibile. Eccola, la Croce Chabrière. Prima tappa. E quella è la punta Melmise. La vista su Bardonecchia da quassù è fantastica. Dai ragazzi, che lo spettacolo è sempre più bello. L'ultimo vero strappo, bello tosto, ma sono sicuro sarà divertente. Oh.
Ok, bella crestina anche questa. Ed eccoci arrivati, ragazzi, Punta Melmise, una giunta panorama, neanche a dirlo, che ve lo dico a fa, pazzesco, pazzesco. Da urlo anche se non si urla. Ora, visto che ci avanzano ancora un po' di forze, soprattutto ad Anna, la forzuta è lei della coppia, ha detto che andrà su quella cima là, e là lassù, e io l'aspetterò qua. Sì, poi quando mi sveglio vi racconto com'è andata. Dopo lo spettacolo dal drone, un bel paninozzo questa volta ci sta. Non vi dico cosa ci ha messo dentro perché tanto è inutile. Lei il suo mappu. Non è vero, c'è il petto di tacchino. Ah, petto di tacchino questa volta. Mi è andata di culo. Va bene, scendiamo che il cielo comincia a coprirsi. Fa sempre caldo, si sta decisamente bene. Però è meglio scendere e darsi una mossa. C'è già andata fin troppo bene. Sì, direi di sì. Ci vediamo dopo. Ragazzi, per oggi abbiamo scampato il vento, siamo riusciti a farci sia la Croce Chabrière che la Punta Melmise, quindi ben felici e soddisfatti, ce ne possiamo tornare a casa. Ricordatevi di lasciarci un like, iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto attivate la campanella, così ogni giovedì verrete avvisati dell'uscita del nuovo video. Noi ci vediamo come sempre la prossima settimana. Ciao! Ciao.